Attenzione! Una nuova notiziona di quelle da wow! Parliamo ancora di uno studio della rivista scientifica inglese in ambito medico. The Lancet News Mondo riporta un articolo di ADN Kronos. Terribile malattia, altro allarme, ridotta l'aspettativa di vita. Uno studio sulla terribile malattia ha mostrato come la pandemia abbia portato un grosso impatto sulla vita delle persone e ne abbia ridotto le aspettative future, quindi la gente vive meno. L'aspettativa di vita ridotta è non di poco, e l'aspettativa di vita è la speranza di vita, quanto uno può sperare di vivere, ok? Un recente studio sulla terribile malattia ha dimostrato come, rispetto al passato, ci sia stata una brusca inversione di tendenza rispetto agli aumenti registrati negli anni precedenti. Il coronavirus ha ridotto le aspettative future delle persone, giovani e più anziani. La terribile malattia, lo studio sull'aspettativa della vita. Uno studio pubblicato su The Lancet e riportato in queste ore da ADN Kronos ha spiegato gli effetti della terribile malattia sulle aspettative di vita delle persone. In modo particolare è stato sottolineato che dal 2019 al 2021 la terribile malattia ha ridotto di 1,6 anni l'aspettativa di vita globale. Tale situazione ha portato una brusca inversione di tendenza rispetto agli aumenti registrati negli anni precedenti. Come detto, la ricerca pubblicata su The Lancet e portata avanti anche dal co-primo autore del lavoro, Austin Schumacher, dell'Institute of Health Metrics and Evaluation, l'IHME dell'Università di Washington, negli USA ha evidenziato come per gli adulti di tutto il mondo la pandemia di terribile malattia ha avuto un impatto più profondo di qualunque altro evento osservato in mezzo secolo, comprese guerre e disastri naturali. Ma avete sentito? La pandemia fa più danni delle guerre e dei disastri naturali, ha accorciato l'aspettativa di vita. E poi non so se avete notato, hanno messo il nome del ricercatore, quindi hanno ascoltato Mimar che diceva datemi un nome, adesso il nome c'è, e il pilota Schumacher, Mimar ma che pilota Schumacher, e Austin Schumacher. Nello specifico l'esperto ha detto che durante la pandemia l'aspettativa di vita è diminuita dell'84% nei paesi e territori, dimostrando il potenziale effetto devastante dei nuovi agenti patogeni. Come nascono questi agenti patogeni? Mimor, ma non rompere, ma ascolti gli esperti che parlano e non porti domande. Il bravo cittadino ascolta, esegue, non si pone e non pone domande. La vuoi la premialità? E allora mettiti buono. Bambini e adulti, i dati. La ricerca ha messo in evidenza anche alcuni dati relativi alle fasce d'età. Tra i bambini minori di 5 anni i tassi di mortalità sono scesi del 7% dal 2019 al 2021, con 500.000 di decessi in meno. E la mortalità è scesa per i minori di 5 anni dal 2019 al 21, se non ricordo male dal 22 hanno messo quella dai 6 mesi in su, vi ricordate? Diverso invece il discorso per tutti gli altri. Nel periodo considerato, quindi 2019-2021, nelle fasce d'età sopra i 15 anni, la mortalità è aumentata del 22% per i maschi e del 17% per le donne. Importante dettaglio quello degli anziani. Tra gli anziani la mortalità è cresciuta in un modo mai visto negli ultimi 70 anni. Mamma mia! Ma sono quelli che ne hanno fatte 5, 6, 7. Ma di cosa? Ma di quella roba lì? Al netto dell'aspettativa di vita ridotta e gli effetti devastanti della pandemia di terribile malattia, gli scienziati hanno ammesso che essa non abbia cancellato completamente tutti i progressi fatti, considerando che l'aspettativa di vita alla nascita è aumentata di quasi 23 anni tra il 50 e il 2021. Dal 1950 al 2021 l'aspettativa di vita è aumentata di quasi 23 anni. Quindi è diminuita un po' la vita delle persone per colpa di questa terribile malattia. Ma questo virus cattivone non solo era pericoloso anche se non ti dava i sintomi, ma adesso anche nel tempo ti accorcia la vita. Ma vi rendete conto? Grazie di cuore a questi professoroni che ci illuminano sempre. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.